Questa sera non vogliamo né beatificare né glorificare un ragazzo che non c'è più. Ci sembra giusto, però, capire meglio chi era Federico Aldrovandi. Questa, come ti dicevo, è la stanza di Federico. Qui c'è la sua scrivania, il posto dove trascorreva molte ore. C'è il suo zaino, così come l'aveva lasciato. E gran parte dei suoi dischi. L'unica cosa diversa che c'è adesso è la sua fotografia, che prima ovviamente non c'era. Praticamente lui si era iscritto nel corso di quest'anno al Torione. Per ascoltare musica, era il suo interesse principale, mi hanno detto i ragazzi, i suoi amici, che avevano pensato anche di costituire una piccola band musicale, voleva fare il batterista, cosa che non so cosa c'entrasse, perché comunque lui non sapeva suonare la batteria, sapeva suonare il clarinetto, lo faceva anche molto bene. Questo è il suo letto. Ancora le stesse lenzuola, non le ho ancora cambiate, anche se, confesso, ci vengo spesso io a dormire qua. Di pomeriggio, sai, di pisolini pomeridiani. Poi un'altra cosa che per lui era importante, guarda, è sarà. Sono tutti i suoi libri di carattere, so che ce ne sono altri, però nel carattere stesso c'è una filosofia che comunque a lui aveva sposato, e comunque a lui aveva sbrio del, e sicuramente del rifiuto della violenza. Penso che avesse un futuro splendido davanti. Da quel momento la cosa più importante che è successa è stato il clamore suscitato dal blog. Fino a quel momento c'era un silenzio totale su questa vicenda, che è talmente grave di per sé che era impossibile, cioè da parte mia non riuscivo a credere che nessuno se ne interessasse o che se ne parlasse in qualche modo. C'era un silenzio totale che era opprimente davvero, era come se Federico anche in questo volesse essere sepolto definitivamente senza commenti. Non potevo permetterlo e ho messo il mio pensiero su un blog. Cerchiamo delle persone che ci raccontino cos'è accaduto quella sera. Direi che la cosa più importante di domenica è stato comunque il sit-in in piazza, che era la prima manifestazione organizzata dal Comitato Verità per Aldro, che si è costituito autonomamente da parte degli amici di Federico e poi da tanti altri ragazzi e anche tanti genitori e adulti che sono interessati come me a conoscere la verità e il contesto in cui tutto questo è avvenuto. Il problema che abbiamo affrontato fino a pochi giorni fa è proprio quello del silenzio su questa storia. Se qualcuno ha sbagliato, forse non ha diritto di vestire una divisa, e penso che chi amministra queste esse, di chi agisce o chi ne è responsabile, far venire fuori la verità nuda e cruda, così com'è. Inutile che si pensi o si dica che io ce l'ho con la polizia in generale, penso che se loro non chiariscono episodi di questo genere al 100%, siano loro stessi a far venire dei dubbi alla gente sulla chiarezza e la trasparenza di questa operazione. L'avvocato mi ha detto, nel caso in cui la polizia o insomma le forze dell'ordine riscontrino una persona che è in stato di agitazione per qualche motivo, non possono proprio toccarlo, devono chiamare l'ambulanza e aspettare che arrivi. Aldro era un ragazzo come ce ne sono tanti. Aveva i suoi vizi, aveva le sue virtù.
coltivava la passione per le arti marziali, per la musica, come tanti, tantissimi. Ciò che non lo accomuna affatto ai suoi coetanei è il modo in cui ha perso la vita. Il modo con cui una profonda notte della Repubblica, le omissioni, le coperture, le superficialità, i pressapochismi hanno fatto in modo che né la giustizia e né la verità trovassero il loro canale. Una specie di turbine, una specie di vortice pericolosissimo, che è stato letale, peraltro. Quello che vogliamo, lo ripeto, è che questo non accada mai più. Patrizia, cosa le ha dato il coraggio, la forza per aprire e fare aprire gli occhi su questa vicenda? Beh, forse è scontato quello che dico, ma è l'amore per mio figlio, ovviamente. E il fatto che di figli ne ho un altro, e è lì la mia forza. Cioè, voglio comunque sperare in un futuro per Stefano, l'altro mio figlio, ma soprattutto non voglio che chi ha fatto del male a Federico possa passarla liscia. Assolutamente, chi fa del male ad un ragazzo deve pagare. Paolo, perché? Perché questo senso che la giustizia non sia stata fatta? Io posso raccontarvi una cosa, che sul blog aperto da Patrizia un ragazzo scrive, si fa chiamare Simone, e dice che sua madre racconta di quella mattina, e sua madre sente bene, soltanto capisce bene solo le seguenti frasi di Federico: basta, smettetela, basta, vi prego. Dopo, quando viene interrogata dal PM, quando questo ragazzo viene interrogato, ritratta. Prima abbiamo parlato di questi pre-colloqui di cui non abbiamo alcun verbale, che ogni testimone, a cui ogni testimone ha dovuto partecipare con questo ispettore Pirani. Dopo questo pre-colloquio ritratta completamente, dice: ora che ci ripenso, a mente fredda, quello che ho scritto poteva anche essere letto in un altro modo, e cioè che erano gli agenti a chiedere al ragazzo di fermarsi e di smetterla. Questo, secondo me, è uno dei tantissimi esempi, ce ne sarebbero veramente un'infinità, di come sono andate le cose. Sono cose terribili. Questo è il clima intimidatorio di cui parla anche l'avvocato della famiglia, l'avvocato Anselmo, insomma. E questo ci fa capire anche quante sono le domande che in questa vicenda sono state poste e non hanno avuto risposta. Le domande che sono state lasciate sul terreno. Federico Aldrovandi alle 5 di quella mattina si sta avviando verso casa. È disarmato, lo abbiamo detto, non ha un documento d'identità, non può essere identificato. C'è una telefonata registrata sui verbali ai carabinieri, al 112. Una telefonata in cui la prima segnalazione di quello che sta accadendo appartiene ad una donna che riferisce al telefono: qui c'è qualcuno che sta dando di matto, che sta dando in escandescenza, e dice delle frasi sconnesse, senza senso. Paolo, quali sono queste frasi? Ma queste frasi sono... Hanno assolutamente un senso queste frasi, perché Federico... Quali sono queste frasi, Paolo? Impreca contro la polizia, contro lo Stato. Dice Stato di merda. Sì. Federico Aldrovandi dice quello che direbbe qualcuno che sta subendo un torto. Esattamente. E infatti... Federico Aldrovandi potrebbe aver incontrato
sulla sua strada due agenti di polizia. E qui per correttezza e soprattutto per rispetto nei confronti della magistratura eviteremo di fare questi nomi ancora una volta, anche se è facile ritrovarli. Incontra questi due poliziotti che è possibile gli chiedano di identificarsi. Federico è sprovvisto dei documenti di identità. Federico chiama i suoi amici. Prende il telefonino e incomincia a fare i numeri di telefono degli amici, anche quelli che ha appena salutato 10 minuti fa, perché è possibile che abbia bisogno di aiuto a farsi identificare. Forse i poliziotti gli dicono che se non si identifica lo porteranno in questura, gli faranno passare un brutto quarto d'ora, che gli faranno delle analisi del sangue. Federico Aldrovandi, nella sera passata con gli amici, pensa di assumere dell'LSD. Lecca due francobolli, come si chiamano nel gergo. In questi francobolli non c'è LSD, c'è chetamina. È una sostanza che viene usata in pediatria per calmare i neonati. Federico, durante il viaggio di ritorno a Ferrara da Bologna, si addormenta e arriva a Ferrara quasi assonnato. I poliziotti però gli dicono che possono portarlo in questura, fargli delle analisi. Lui pensa di aver assunto della droga e teme forse che i suoi genitori, sapendo, non approverebbero. Chiede aiuto. Da qui inizia un diverbio. Quella telefonata fatta da quella signora al 112 e passata poi per competenza al 113 dice soltanto quello che Federico sta gridando, ma la testimone non vede perché si trova al di là degli alberi. Non sta vedendo direttamente Federico, lo sta soltanto ascoltando e non sa dire se Federico in quel momento è solo oppure no. Secondo noi quelle frasi hanno un senso solo se gridate a qualcuno. Che cosa succede allora? Abbiamo detto un diverbio e ci tengo a precisare, questa è solo una possibile interpretazione dei fatti, anche se fa collimare tutto. Il diverbio sale di tono e probabilmente si arriva anche a qualche spintone, forse vuole qualche schiaffo. Federico, lo abbiamo visto in alcune foto, che però risalgono ad alcuni anni fa, è un ragazzone. È alto, come dice suo padre in una lettera che gli ha scritto, è bello, e ha anche delle forze e delle capacità nelle arti marziali e si difende. Evidentemente i due poliziotti hanno la peggio. Chiamano dei rinforzi a questo punto allora, indietreggiano nel vicolo cieco in cui si trovano con Federico e chiamano dei rinforzi. A questo punto la scena che si presenta è questa. Un vicolo cieco, con un'unica possibilità di uscita. Federico percorre questa strada e alla fine ci sono due pattuglie e 4 poliziotti. E a questo punto ci viene incontro la testimonianza di Anne-Marie, che dopo aver avuto paura per mesi ha detto quello che ha visto. Lo avete sentito. Ha visto Federico andare verso di loro, sicuro, convinto, probabilmente, che con una mossa, un diversivo, può cavarsela, può sfuggire a questa morsa. E invece no. E invece Federico viene atterrato e selvaggiamente picchiato. Su questo non possono esserci dubbi, perché quelle fotografie che sono costate tanto a sua madre, in qualche modo sono costate anche a noi che le abbiamo viste, possono avere solo un'unica spiegazione: le percosse. A questo punto la situazione è letteralmente sfuggita di mano. Le botte vanno a ogni limite, vanno a ogni oltre possibilità, ogni intelligenza, ogni
capacità di un essere umano, perché è una reazione bestiale quella che si scatena. L'epilogo lo conosciamo benissimo. Alle 6 del mattino, quando il 118 arriverà per soccorrere Federico, lo troverà esanime. Questa è una possibile interpretazione, voglio ripeterlo, ribadirlo, sostenerlo. Però è un'interpretazione che fa collimare tutto, spiega tutti i tasselli di cui questa vicenda si compone e non ne lascia fuori nessuno. A questo punto, direte voi, un processo, un tribunale, un giudice dovrà determinare le responsabilità e le punizioni. Nessuno sarà mai in grado di restituire a una madre il proprio figlio, né la vita al povero Aldro. Ma quello che deve essere fatto è giustizia. Le domande comunque restano ancora tante. Le tante manifestazioni di vicinanza degli amici e dei familiari di Paolo hanno svegliato Ferrara, come in questo caso. Federico Aldrovandi, di anni 18 appena compiuti, muore ammanettato a faccia in giù in una pozza di sangue. La polizia dà spiegazioni diverse, contraddittorie e ambigue sull'accaduto. In un primo momento parla di overdose, poi di crisi di autolesionismo, poi di malore e infine di una colluttazione tra Federico e altri quattro agenti. Dopo 5 mesi di estenuante attesa, sono finalmente state depositate le perizie autoptiche. I periti di parte della famiglia sostengono che a causare la morte di Federico è stata un'asfissia posturale, ovvero l'incapacità di respirare dovuta alla posizione in cui è stato costretto per circa 15 minuti da un agente, versione che combacia perfettamente con le dichiarazioni dei testimoni, che affermano di aver visto un ragazzo ammanettato, steso a terra faccia in giù, con un poliziotto sopra di lui che lo teneva fermo con un ginocchio puntato alla schiena. Gli tirava i capelli, gli teneva alzato il capo con un manganello sotto la gola, e di aver sentito un ragazzo che gridava, chiedeva aiuto, diceva di non riuscire a respirare. I periti della procura sostengono invece che a causare la morte del ragazzo sia stata l'incapacità di respirare dovuta a concause, una condizione di stress psicofisico e l'assunzione di droghe. La procura però non ha ancora dato risposte alle domande più inquietanti. Perché Federico è morto alle 6 del mattino del 25 settembre 2005, a poche centinaia di metri dalla sua casa, mentre i genitori che lo stavano cercando in tutti gli ospedali sono stati informati dalla polizia ben 5 ore più tardi? Perché si è fatto in modo che i genitori non lo vedessero quando era ancora sul luogo dove aveva trascorso i suoi ultimi momenti della sua troppo breve vita? Perché, quando la madre ripetutamente lo chiamava sul cellulare ed appariva la scritta mamma, nessuno rispondeva? Mentre quando lo chiamò il padre col proprio cellulare ed apparve la scritta Lino, un agente rispose? Perché questo agente, che già sapeva perfettamente che stava parlando col padre, il ragazzo appena morto non gli disse nulla, ma anzi chiuse la conversazione in modo quantomeno sbrigativo e sgarbato, costringendo la famiglia a tempestare invano la questura per chiedere informazioni sulla sorte del proprio figlio. Perché quella maledetta mattina la questura fornì ai giornali una versione dei fatti completamente falsata, in quanto si sostiene che Federico era morto per un malore, in circostanze apparentemente non violente, essendo che nel fatto ben 4 agenti sono ricorsi alle cure mediche all'ospedale Sant'Anna? Perché solo in Parlamento è stato ammesso il violento uso di manganelli sul corpo di Federico, fino a romperne addirittura 2? Perché tanta violenza? Per impedirgli di farsi male da solo? Sei sempre con noi. Ti vedo bello, alto, riccione, e stai ascoltando la tua musica e mi sorridi mentre entro nella tua stanza per chiederti di abbassare un po' il suo volume. Sei vivo. Basta.
Silvia, secondo te l'interesse degli organi di informazione su questa vicenda si riaccenderanno? Diciamo che forse non si è mai spenta, nel senso che sicuramente dopo l'apertura del blog da parte di mamma Patrizia c'è stata un'esplosione, diciamo, dell'interesse del caso da parte dei giornali. Comunque è stato un caso mediatico che è poi sfociato anche in questo incontro della Federazione Nazionale della Stampa il 21 di aprile a Ferrara per parlare del caso Aldrovandi, per parlare del fatto che comunque ad alcuni giornalisti che avevano redatto alcuni articoli sulla carta stampata era comunque arrivata la richiesta di fornire il loro nome alla procura. Insomma, direi che l'attenzione su questo caso non si è mai spenta e probabilmente adesso con questa nuova perizia potrebbero riaccendersi nuovamente i riflettori in modo estremamente esplosivo sulla base dell'esito della perizia. Ecco, quello che a me premeva però sottolineare è che manca la voce dei poliziotti. I poliziotti non parlano, qualcheduno di noi ha cercato di parlare con loro. E continuano a non parlare anche davanti, esatto, ai giudici. E parlano poco anche i loro avvocati. Paolo. A questo punto io ritengo scontato che ci sarà un processo. Tu ci sarai? Io ci sarò sempre. Questa è più che una promessa, insomma. Anche perché appunto la verità non è emersa. Finché questa parola, verità, non emergerà, immagino che tu continuerai a documentarla questa vicenda. In che modo? Ma ci sono tantissimi, veramente tantissimi particolari che sono enormi. Io prima vi ho letto una cosa, ma ce ne sarebbero veramente un'infinità e sono molto importanti perché abbiamo bisogno di far emergere quello che è stato questo insabbiamento. Possiamo tranquillamente parlare di questo. Patrizia, quello che è successo le ha tolto molto, moltissimo, le ha tolto quasi tutto. C'è anche qualcosa che le ha dato? Sì, indubbiamente sì. Quello che mi ha dato era assolutamente inaspettato il riscontro da parte di migliaia e migliaia di persone che posso dire, vogliono bene a Federico, perché vedono in lui quello che poteva essere il figlio, il fratello, un familiare di chiunque e che non accettano che la giustizia non venga fuori. E quindi sono tutte persone che si sono avvicinate a noi e che ci stanno dando tantissimo, ci stanno dando soprattutto molta forza, perché da sola io sì, ho chiesto aiuto con il blog all'inizio, ma questo grandissimo aiuto mi è arrivato proprio da parte di tutte queste persone, che sono personalità che hanno sì una carica magari, ma sono soprattutto tantissima gente. Grazie Patrizia. Grazie a voi. Grazie per il suo coraggio, la sua determinazione. Capire e conoscere. Questo è lo scopo di Rebus. La verità ci muove, qualunque essa sia. E non c'è giustizia. Non c'è giustizia senza verità. Arrivederci. Hanging with pearls.